Leggiamo da Prima Pietro capitolo 1 versetto 3. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Perché Gesù Cristo? Potremmo chiederci in che cosa potrebbe riguardarci la vita di un uomo che è vissuto sulla terra circa 2000 anni fa. Ma se quell'uomo è Gesù Cristo, che ci permette di avere una relazione vivente con Dio, una nuova visione della nostra esistenza, una speranza davanti alla morte e la liberazione dal giudizio, allora vale la pena di interessarsi. Quando abbiamo a che fare con Gesù Cristo, non ci troviamo di fronte a un comune essere umano, ma davanti a Dio stesso, che ci apre la via della salvezza. Dio ha deciso di agire in modo straordinario tramite Gesù Cristo, per mezzo della sua morte e della sua risurrezione. La sua crocifissione non è soltanto un avvenimento storico di circa 2000 anni fa. Essa costituisce il fondamento sul quale si basa la nuova vita del credente, come scritto in Prima Pietro capitolo 2 versetto 24. Senza l'opera compiuta alla croce, per noi non ci sarebbe salvezza. Il sacrificio di Cristo è il prezzo del riscatto che Lui ha pagato per la liberazione di chiunque crede dalle conseguenze del peccato e dal giudizio di Dio. L'amore di Gesù Cristo e la sua perfezione divina hanno colpito milioni di persone attraverso i secoli. Il suo insegnamento sull'amore non può lasciare indifferenti. L'autorità con la quale Egli ha parlato dei problemi più profondi dell'uomo ci chiama in causa. Quanto è ingiusta la sua morte. Come sono straordinarie le testimonianze sulla sua risurrezione. Sono state proprio questa morte e questa risurrezione a far sì che le promesse e le certezze che lui ci dà mi sono entrate nel cuore. Adattato da Alistair McGrath, biologo e teologo britannico. Che il Signore ci benedica.